È stato inaugurato a Prato La Peligna il nuovo polo scolastico. La struttura di 5.828 metri quadrati è tra le opere pubbliche più importanti della Valle Peligna ed accoglierà gli oltre 600 alunni e studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Un giorno importante per tutta la comunità pratolana e credo sia anche per la comunità peligna. Oggi inauguriamo quella che in questo preciso momento storico è certamente l'opera più grande della Valle Peligna. È quell'opera che consentirà, a partire già da lunedì, un nuovo percorso per tutta la nostra popolazione studentesca in una scuola nuova, moderna e soprattutto sicura. È un giorno di festa, è un giorno che vede l'incontro, peraltro, di due amministrazioni. La prima che ha progettato e voluto fortemente la realizzazione di questo polo, la seconda, la mia, che in maniera responsabile e con grande senso di responsabilità amministrativa ha fatto sì che quest'opera oggi venisse inaugurata. La nuova scuola, una struttura molto attesa, è stata realizzata su un'area di 14.000 metri quadrati e prende il posto del vecchio complesso dell'ex ITIS nella zona di Capo La Croce. Un comparto scolastico importante. Quello dedicato veramente a bambini e ragazzi, quindi che recupera sicuramente ambienti qualificati, sicuri, belli, ed è quello di cui abbiamo bisogno come comunità delle zone interne, quindi della provincia dell'Aquila. Mi compiaccio per il risultato, tra l'altro fatto anche rapidamente, con tempi abbastanza ragionevoli rispetto alla complicatezza delle opere pubbliche, quindi tutto volge al meglio e anche in tempo per l'apertura del nuovo anno scolastico. È l'ennesima di tante scuole che stiamo ricostruendo, costruendo ex novo, ristrutturando per offrire ai nostri figli luoghi sicuri dove studiare, dove crescere e lasciare a un triste ricordo del passato, l'epoca in cui le scuole diventavano invece luoghi dove purtroppo di fronte magari a dei cataclismi ci si rimetteva anche la pelle. Invece adesso abbiamo scuole sicure, scuole ariose, scuole moderne, con gli spazi per una didattica sempre più evoluta, sempre più capace di offrire ai nostri figli la formazione di cui hanno bisogno. Penso che la visita di questa struttura basta vederla per pochi attimi e comprendere la dimensione importante dello sforzo e del progetto che è stato fatto. È davvero un passo in avanti molto significativo per tutta la Valle Peligna e per l'Abruzzo intero.